Salve, sono Ciccio Sultano, sono qui a Ragusa, sono lo chef titolare di questa azienda. Il ristorante si chiama Duomo, ma quello in cui sono entrato intorno ai 13 anni, quando ero veramente un ragazzino, sono entrato in una pasticceria a cercare lavoro. Da lì mi si è aperto un mondo e dunque il primo gesto era molto legato, era molto fisico alla paura di sbagliare, alla sete di crescita, alla sete di conoscenza, a cercare di capire cosa esiste, cosa succede dentro l'ingrediente, dentro la materia. Quello è stato la Germania è stato un momento in cui ho conosciuto quello che è l'idea dell'arrosticceria, della cucina normanna. New York mi ha dato quello che mi serviva, cioè mettere insieme la cucina gourmet con quello che è il business. Io, essendo un autodidatta, da una parte sono un'anima vergine, dall'altra sì, mi manca aver avuto uno chef che magari di cucina che mi desse qualche sberla, come è successo con Vincenzo Corallo quando lavoravo in pasticceria da piccolo a 13 anni, dove tra la pasticceria, la gastronomia, la tavola calda, Arturo Speranza che era l'altro titolare che mi invogliava a fare mixology, dunque bar, cocktail, più la pasticceria e il salato un po' legato a quello che può essere il salato che si fa dentro una pasticceria siciliana. Dopo che mi sono sposato nel 97, nata Carola, nel 98 ho iniziato la voglia di aprire un ristorante. 16 maggio del 2000 apriamo il ristorante, iniziando con una cucina più, gliela definisco oggi, educata. Quindi per noi avere 11 tavoli, 25-35 posti a sedere, mesi di cui 12 mesi di cui 10 siamo aperti, e in questi 10 mesi convogliamo qua tra gli 8.000 e i 9.000 coperti. Tutto questo fatto con 8 persone in sala e da 9 a 13-14 persone in cucina, perché qualcuno una volta ogni tanto esplode. Noi abbiamo aperto qui al ristorante, ma nel 2015 avevamo un sogno, abbiamo aperto un panificio con cucina, si chiama I Banchi, perché sono diversi banchi, i banchi del pane, i banchi dei salumi, i banchi del bar, dove il pane è il centro, perché antropologicamente il pane è l'alimento più antico del mondo, tanto che noi abbiamo fatto un progetto che si chiama olio, sale, grano, i tre elementi che dalla Mesopotamia ad oggi hanno fatto grande la cucina nel Mediterraneo. Poi abbiamo Pastamara a Vienna e lì c'è un altro progetto legato a Pastamara, significa cioccolato in lingua antica, cioè borbonica, perché il cioccolato viene dalla Spagna attraverso gli spagnoli e a Modica diventa questo tipico cioccolato dolce, nonché anche bevanda. Il successo, credo che il più grande successo per me, è quando gli altri, la gente, clienti percepiscono il tuo successo. Per me il successo, per andare avanti devi guardare sempre indietro verso il basso e poi per poter andare verso l'alto. Questa è una delle cose che io amo del successo.